Bentornati o benvenuti sul mio canale. Questo è un corso online completamente gratuito per pianisti principianti. È basato sul metodo Beyer, opera 101, la scuola preparatoria allo studio del pianoforte. L'esercizio che avete appena ascoltato è il numero 67 e adesso, attraverso una breve analisi dello spartito e a seguire degli esempi pratici al pianoforte, vediamo come studiarlo al meglio. Esercizio 67, quindi tempo moderato, non proprio lentissimo, scritto in due quarti, con partenza in levare, vedete, sul secondo tempo. Quindi avrete questa prima battuta incompleta, bisognerà contare un quarto e mezzo e poi sulla seconda metà del secondo tempo di questa prima battuta partire e suonare il sol. Utilizza delle doppie note per intervalli di sesta, vedete, quasi per tutta la durata dell'esercizio. Non ci sono delle legature di portamento, di fraseggio, particolarmente difficili, ma quelle che ci sono molto importanti, per esempio già a iniziare subito in questo punto e in tutti questi altri punti dove la legatura, di portamento è veramente molto preziosa per dare il carattere corretto a questa melodia. La mano sinistra invece fa utilizzo di alcune legature di valore, come per esempio succede in questo punto. Vedete, il Do da due quarti è legato attraverso una legatura di valore al Do da una croma. Invece in questo caso, nel finale della prima e della seconda riga, non è una legatura di valore, come immagino saprete, ma è appunto una legatura di portamento. Bisognerà fare attenzione a non staccare la mano sinistra in quel punto, mentre invece la mano destra, vedete, è contrassegnata da dei puntini. Ci sono alcuni punti interessanti sul secondo tempo, dove di solito l'accento non va messo, ma in questo caso viene segnalato appunto un accento proprio per caratterizzare in modo diverso questo esercizio, quindi fate attenzione a dare su queste note l'accento necessario. È un esercizio non facilissimo tecnicamente, soprattutto per chi non ha mai avuto a che fare con accordi o doppie note, e quindi andrà studiato inizialmente a mani separate molto lento, lentissimo. Io consiglio una velocità non superiore per una prima lettura di 50 al quarto, per poi raggiungere per gradi il tempo moderato, che è a partire da circa 108 al quarto. Quindi vedete c'è una bella progressione da fare sia a mani separate che successivamente a mani unite. La seconda riga termina con un ritornello che vedete vi riporta a eseguire per una seconda volta ancora la seconda riga. In questo caso, quindi, non ci sarà bisogno di ripartire da capo, ma soltanto dall'inizio della seconda riga. Per studiare al meglio questo esercizio 67, secondo me dovrete abbandonare completamente l'idea della posizione fissa delle cinque note sulla quale poi andrete a suonare e sviluppare l'intera melodia del brano. Avrete quindi bisogno, in questo caso, di tracciare uno spazio nuovo, di creare dei confini nuovi sulla quale poi dovrete muovervi. Questi confini sono dettati da questo intervallo di sesta sempre presente con delle doppie note. Quindi Mi Do, Fa Re, Sol Mi, sempre con la stessa diteggiatura, La Fa. Quindi questo è lo spazio di azione, dal Mi Do per la prima riga alla Fa. All'interno di questi intervalli di sesta, vedete, potrete costruire tutta la melodia della prima riga. Per quanto riguarda invece la seconda riga, è quasi uguale, ma avrete una posizione in più. Quindi ci sarà anche il Re Si con partenza dal terzo dito sul Sol. Quindi Re Si, Mi Do, Fa Re, Sol Mi, La Fa. Intervalli di sesta, in genere tutti gli intervalli vengono classificati come intervalli ascendenti, quindi dalla nota più grave alla nota più acuta. Quindi ripeto, i vostri nuovi confini sono dettati da Mi Do come posizione più grave a La Fa come posizione più acuta per quanto riguarda la prima riga, e
e Re Si come posizione più grave fino ad arrivare di nuovo alla Fa come posizione più acuta. Detto questo, il lavoro che dovrete fare su queste doppie note sarà sia tecnico che musicale e ritmico. Iniziamo dall'aspetto tecnico perché sarà necessario mantenere anche scritto con una nota il polso molto morbido, qui dice flessibile, ma chiaramente l'idea è quella di non irrigidirsi, cioè di non bloccare questa articolazione che vi sto indicando, tenendo appunto tutto il braccio rigido e la mano praticamente di legno, fermissima. Questo è molto scorretto. Man mano che suonate gli intervalli staccati di sesta, l'articolazione dovrà essere fatta prevalentemente con il polso. In questo caso lo spazio per articolare e staccare con il polso c'è tutto, il brano è sì veloce ma non tanto al punto da dover staccare soltanto con il dito, e quindi potete utilizzare tranquillamente l'articolazione del polso. Quindi per polso flessibile si intende questa articolazione. Prima di suonare provate a fare questo gesto, questo movimento, studiate questo movimento anche voi. Una volta raggiunto, diciamo, il livello tecnico necessario, il movimento necessario, potete iniziare a suonare lentamente e contando con la E. È importante suddividere in ottavi per capire bene, la partenza in levare. Quindi 1 E, 2 E, 1 E, 2 E, 1 E. Eccetera, attacco con la seconda riga. Questo è molto importante per capire come funziona l'attacco in levare e la suddivisione in ottavi. Poi, in un secondo momento, chiaramente potete smettere di contare con la E quando avrete capito e aumentare progressivamente la velocità con il metronomo, avendo come indicazione di movimento le note da un quarto. Per quanto riguarda invece le legature di portamento, sono pochissime, come dicevo già prima, le troviamo subito a cavallo di battuta tra la prima e la seconda e poi ne troviamo altre due nella seconda riga. È molto importante appoggiare su questo Sol che suonerete con il secondo dito e legare successivamente al Mi Do senza staccare. Anche in questo caso il polso aiuta molto sul Sol abbassate, sul Mi Do alzate. Vedete? Cioè, praticamente, se fate un gesto giusto, la legatura di portamento si esegue da sola. Seconda riga, prima battuta. Vedete? Vado avanti con l'altro movimento, giù il polso, su. Ecco, questo è chiaramente molto importante per dare il carattere giusto ed eseguire come si deve queste piccole legature di portamento. Il resto delle note sono o staccate o accentuate, quindi abbiamo già visto più volte lo staccato, potete farlo con appunto sempre il movimento del polso, chiaramente più è veloce questo movimento e più la nota risulterà breve e staccata appunto. Ricordatevi di fare appunto una progressione di metronomo, una volta che avete capito come funziona il tutto partendo da un 50, ascoltate il metronomo, dovete chiaramente essere bravi e partire a levare, quindi 1, 2. Eccetera, eccetera. Non eseguo il ritornello. Questa è la vostra velocità di partenza. Suonate
Successivamente, progressione di metronomo e arrivate fino a 108. La sinistra di questo esercizio, sicuramente più semplice della mano destra, ha partenza in battere sulla seconda battuta con il pollice, il primo dito sul do. Vi faccio notare che in questa prima riga la sinistra praticamente suona soltanto due note, quindi il do, il sol, in questo caso col quarto dito. E soltanto in ultima battuta avrà uno scambio di Do un'ottava sotto, quindi Do. Comunque, se consideriamo questi due Do la stessa nota, alla fine abbiamo due note come accompagnamento, il Do e il Sol, appunto. Per quanto riguarda la seconda riga, invece, c'è un cambio posizione, quindi lo stesso Sol che nella prima riga suonavamo col quarto dito, qui bisognerà invece suonarlo con il quinto, per avere una maggiore apertura sulla mano, quindi le note che andremo a suonare saranno il Sol, il La, il Si, il Do. Andiamo sul Mi, diciamo territorio della mano destra solitamente, che in questo caso viene utilizzato dalla mano sinistra. Ok, c'è questo arpeggio di Do, quindi torniamo ad alternare le due note dell'inizio, ma con una diteggiatura leggermente diversa. Vi ricordo che questo Do Sol sulla prima riga era suonato col primo quarto, nella seconda riga secondo quinto. Terminiamo la riga con ancora uno scambio dei due Do a distanza di un'ottava. Per quanto riguarda lo studio, anche qui, vista la legatura di valore che c'è tra la seconda e la terza battuta, vi consiglio vivamente di studiare, di fare una prima lettura contando e suddividendo con la E tutti gli ottavi. Quindi 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e di pausa, perché andando a capo vedete che in prima battuta c'è una pausa. Io approfitterei di questa pausa non per stare fermo qui a far niente, ma per spostarmi e quindi fare il cambio di posizione. Quindi rifaccio dall'ultima battuta della prima riga fino a seguire con la seconda. 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1
iniziale, preliminare da fare con la mano sinistra, bisogna capire bene la diteggiatura, le posizioni e chiaramente la suddivisione ritmica. Potrete poi scegliere di aumentare la velocità progressivamente, come ho consigliato con la mano destra poco fa, oppure se vi sentite abbastanza sicuri, non avete problemi nello scambio della diteggiatura, procedere a mani unite molto lentamente. Anche in questo caso il mio consiglio è di fare una prima lettura a mani unite, sempre contando, cercando di suddividere perfettamente. Una cosa che non vi ho ancora fatto sentire in modo specifico è la presenza dell'accento che trovate per esempio nella seconda battuta della prima riga, nella terz'ultima battuta della prima riga sempre, poi troviamo anche terza battuta della seconda riga e terz'ultima battuta della seconda riga. Questi accenti con la mano sinistra vanno fatti sentire molto, quindi 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 3 eccetera eccetera. Quindi, come avete sentito all'inizio, secondo me è anche il caso di esagerare. Da un punto di vista dinamico, invece, le cose sono molto semplici perché al di là di questi accenti e delle note staccate o staccatissime, non c'è altro che un mezzo forte, quindi potete mantenere un'intensità regolare dall'inizio alla fine. Mani unite, vediamo, me lo faccio ascoltare una volta lentamente, contando 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e
faccio ascoltare il ritornello perché penso sia superfluo. Questo deve essere il vostro punto di partenza a mani unite, contando con una diteggiatura perfetta, senza imbrogliare con le diteggiature che vi capitano. Io ve lo sconsiglio, poi fate pure di testa vostra, ma sono sicuro che improvvisando la diteggiatura ve ne pentirete. Da qui in avanti, come punto di partenza, progressione di metronomo 50-108. Ripeto ancora una volta che il 108 è chiaramente simbolico, ecco, per raggiungere, agguantare questo tempo moderato. Ma se a voi fa piacere fermarvi prima per avere un'esecuzione migliore a discapito della velocità, chiaramente si può fare, fate pure. Io vi ho detto tutto, con quest'ultima indicazione metronomica, vi auguro buon studio e buona musica. Arrivederci alla prossima lezione.